Eccoci di nuovo insieme. Penso vi siate resi conto che qui l'atmosfera, poi io inserisco un po' di buonsenso e quindi parlano, però giustamente le varie competenze professionali si stanno confrontando. Allora, il professor Randi dice che lui su questa questione del buonsenso. No, il buon senso è un buon richiamo, Buon richiamo. però vedo che in questo nostro mondo sembra perdente, se non sparito. Non dico sparito perché ognuno di noi ogni tanto ha un po' di buon senso, altrimenti. Ecco, però il buon senso in questo momento è perdente, secondo me, perché c'è stata una dinamica evolutiva della condizione sociale, culturale sociale, che ha portato a questo. Allora, vorrei riprendere il discorso che facevo molto brevemente la volta scorsa sull'impatto che ha avuto e che continua ad avere lo sviluppo della tecnologia in campo biomedico. E quindi questo ha portato a esprimere sempre più la sensazione, la percezione che comunque sia noi possiamo risolvere i problemi con la tecnologia. E questo vale anche per sopravvivenza. Ora, la sopravvivenza, l'allungamento della vita media è certo dovuta in gran parte alla tecnologia, ma prima di tutto è dovuta, almeno nei nostri paesi, ma potremmo verificarlo in paesi sottosviluppati, cosiddetto terzo mondo in via di sviluppo. È legata molto all'introduzione di sistemi igienici molto normali. Ecco. Il grande passo nell'acquisizione e prolungamento della vita sono avvenuti in Europa e in Italia anche attorno agli anni, i primi decenni del Novecento. Poi sono venuti negli ultimi 60 anni, 70, i grandi sviluppi della farmacologia, della tecnica chirurgica e così via. Questo ha portato ulteriormente ad uno sviluppo, ma soprattutto, siccome queste tecnologie costa a svilupparle e siccome queste tecnologie sono sviluppate da sistemi sostanzialmente industriali che hanno un interesse finanziario non altruistico, non necessariamente altruistico, è chiaro che questa dinamica ha fatto sì che, insieme al sistema delle comunicazioni, televisione, pensate le televisioni cambiato da in questo punto di vista. Italia cosa ha rappresentato? È un sistema che ci condiziona profondamente, rende difficile l'esercizio del buon senso. Magari, insomma, no? Questo è un pochino quello che credo che sia importante. Allora, in questo contesto, una valutazione bioetica, che significato ha? Beh, può avere un significato importante. Devo dire però che la storia della bioetica, dalla sua nascita attorno agli anni 75, tra l'altro in paesi anglosassoni, non nei paesi nostri, non in Italia, l'Italia è arrivata ultima, per motivi sia culturali che religiosi. Dopo un boom iniziale molto importante, si è un pochino assestata e oggi per molti versi è abbastanza in crisi. Perché in crisi? Perché sostanzialmente c'è stata una trasformazione, come dire, formalistica, burocratizzante, per cui anche i comitati etici vivono sostanzialmente con dei vincoli molto precisi e quindi quella dinamica di una valutazione, di un giudizio a più voci, a più prospettive, che era poi la base, è la base, dovrebbe essere la base della bioetica, finisce di essere imbrigliato in regole da rispettare. E questo, secondo me, è un grosso problema che porta ad una forte limitazione del ruolo della bioetica attuale e dei comitati etici attuali. Ecco, poi se volete possiamo approfondire questo. Che hanno più una funzione, come dicevi giustamente tu, di riconoscere determinate caratteristiche, può avere una ricerca, controllare che ci siano la dotazione assicurativa, che ci sia un consenso informato, che è il grande tema.
che dovrebbe attraversare in maniera profondissima tutto il nostro rapporto con la realtà che ci circonda e quindi renderla trasparente, capire cosa ci stanno proponendo e quali effetti può avere ciò che ci stanno proponendo. Di fatto finisce per essere un po' la storia del cosiddetto bugiardino che sta dentro la medicina e si chiama bugiardino perché se tu leggi tutto quello che c'è scritto, chiudi e lo metti via perché sei già molto più ammalato di quello che in teoria dovrebbe curarti quel farmaco. Ti devo correggere perché non si chiamano più bugiardini, questa è una vecchia, ecco, come è una vecchia questione. Un retaggio. Oggi sono documenti ufficiali molto controllati, con notizie assolutamente controllate. Il problema è che proprio attraverso questo strumento si creano dei turbamenti nella popolazione, per cui si sta anche pensando di modificarli. Insomma, nel senso che, altro che turbamenti. Però questo, scusa, sottolinea un fatto importante, che ognuno di noi, nella sua condizione, soprattutto di ammalato, di persona che ritiene di aver bisogno di una cura, avrebbe bisogno di un prendersi cura da parte di un altro. Invece, qual è il meccanismo? Ho il mal di pancia, prendo la medicina e me la fa passare. Capito? Questo fin dal bambino che va a scuola al mattino, mal di pancia, la mamma non sta a cercare di capire se l'ansia di andare a scuola perché deve sentire un gatto. Ma lì da 30 anni fa lo psicologo. Prima di te facevo. Hai ragione, certo, questa è una delle regole. Questo tra l'altro poi crea dipendenza dei farmaci, ma tutto questo è alimentato in una società che di consumi dai quali non puoi più farne a meno, che ti dà un modello di vita orientato all'essere più bello, più bravo, superare tutti gli altri. Indipendentemente dal fatto di essere più onesto o meno onesto, essere più furbi, il valore che passa. Allora questo è chiaro che crea una serie poi di ricadute, non ultimo quando questo non succede, perché a tutti di fatto poi non succede, tutti dobbiamo morire, e a quel punto lì il soggetto della società va in crisi, allora fa le domande di cui abbiamo parlato prima. Ecco. Questo è un tema enorme. Sì, anche perché credo che nella società di oggi sia molto in uso anche il fai da te, no? Che crea un altro problema non indifferente, perché sempre più si vede, no? Uno ha un malanno oppure ha tra le mani, che ne so, un referto, eccetera, ecco, si va su internet, no? E uno ha già capito tutto da solo, pensa di aver capito tutto da solo, e questo tra l'altro è molto pericoloso, è un rischio enorme. Cioè, però teniamo anche conto che forse dovremmo recuperare anche tutto il discorso del rapporto, del dialogo medico e paziente, no? Il cosiddetto che medico, è alla base, esatto, del rapporto, esatto, il medico di famiglia o medico di base, adesso come chiamarsi voglia, cioè, tanti dicono, ma oggi insomma è un burocrate, uno è lì, ha un computer. E questo è un guaio? E questo è un vero guaio. Cioè, io dico si, sempre... Si perde quella capacità, no, di capire, di confronto, di dialogo, che una volta invece era... Sì, era, però nonostante tutto rimane una dimensione che io chiamo sciamanica, scusate il termine. Ogni medico necessariamente ha anche ancora questa funzione. Certo. Poi la esercita in modo più o meno inconscio, più o meno con capacità di mettere tipo avere percezione fa parte coscienza della terapia. Però, ma del tant'è che l'effetto placebo vale in alcuni casi il 60-70%. I famosi antidepressivi di cui si parlava prima, l'effetto efficace specifico vale mediamente il 25%. Quindi noi vediamo una popolazione trattata con di depressi trattata con antidepressivo, andiamo a valutare, l'85% ha un risultato buono, soddisfacente, ottimo. Ma quello dell'85% è dovuto 50-60% al placebo, cioè al fatto
alla presentazione, alla compagna, sì, tante cose, no? Per cui un medico alla ha più modalità con cui viene proposto e alla capacità, chiaro, che l'operatore sanitario ha di coinvolgere quella persona in un'alleanza che prima ancora che farmacologica è un'alleanza terapeutica di tipo umano. Esatto, che è un discorso antropologico, se esatto, lo faceva già l'altra volta. Chiaro, ecco, chiaro, cioè, perché è proprio partire dalla considerazione della centralità della persona umana, che deve essere comunque oggetto del nostro interesse, della nostra preoccupazione, del nostro rapporto, dialogo. È chiaro che è il prendersi cura, esatto, col quale abbiamo prendersi iniziato cura, questa... che vuol dire farsi carico, vuol dire anche avere quella capacità di comprendere la reale situazione di chi ho davanti, no? Quindi l'aspetto biografico, l'aspetto culturale, perché le persone sono anche diverse, no? E per cui, per esempio, anche un altro tema tipico, no? La verità al paziente, no? Qui ci sono diverse teorie, no? Io sono bravissimo, per esempio, no? Per esempio, avrebbe due trasmissioni. È chiaro, perché è chiaro che in una relazione, un rapporto tra medico e paziente, c'è modo e modo di comunicare, no? un referto, di comunicare una. Allora, so che c'è una scuola che dice: ah, ma noi siamo, dico così, no, bon. Però voglio dire, la persona che recepisce questo ha tutto un vissuto e magari non ha quella capacità anche psichica, no? di poter reggere magari una sentenza così, come diceva mio buon papà, quatagnù, no? Così tal, no? Sì, sì. È proprio un po' così. Per cui sono molti, credo, gli aspetti, però anche questo si risolve a partire dalla percezione, della concezione antropologica, cioè da chi è per me la persona che io ho davanti e che valore ha, che valore, per quello che è. No? In questo il magistero della Chiesa potrebbe, diciamo, incrociare un magistero bioetico, anche di tipo laico, che però necessita di quel concetto di spiritualità di cui lei parlava prima. Certo. Noi psicologi lo ritroviamo sempre più spesso nelle persone, magari un po' fragili, magari un po' colpite da eventi esistenziali di difficile gestibilità, magari, certo, nelle coppie che inaridiscono un po' in un rapporto, magari senza, certo, figli, come accennava giustamente Costamagna, cioè questo fatto di ritrovarsi soli ad una certa età con queste case vuote, quindi non la sindrome del nido vuoto, ma del nido mai riempito, certo, quindi ecco, io credo che tutto questo un po' ci impegni dal punto di vista della responsabilità etica, che poi è bioetica per il rapporto con, che però è etica in senso lato, cioè non possiamo chiamarci fuori. In qualche modo dobbiamo trovare la soluzione affinché l'intelligenza artificiale, che ormai si muove con reti neurali, quindi presto, molto presto, penserà da sola, perché sentimenti ce l'ha già, dobbiamo insegnarle un po' di stupidità e poi siamo a posto. Beh, in questo però siamo formidabili. Bah, in questo noi siamo maestri, come diceva Varnum, dice: ma scusi, ma lei questo spettacolo che fa di Circense, che vuoi portare in Europa, ma è una cosa, se consideriamo, un po' stupidotta. Lui dice: scusi, lei, secondo lei, quanti stupidi ci sono al mondo? L'85%. Ecco, io lavoro per loro. Per cui voglio dire, scusate la battuta, però non è per sdrammatizzare, è per dire che abbiamo però una responsabilità. Noi qualche volta ce la sentiamo, no? Io e Mario, quando ci scontriamo contro le nuove evoluzioni della gestione della bioetica, dei comitati etici, torna un grande comitatone, grande, enorme, uno per regione, e spariranno, noi li stiamo difendendo a spada tratta, i comitati più locali, quelli che comunque mettevano insieme, come quello che io ho l'onore di presiedere, dico l'onore non così per dire, perché lo sento veramente come una responsabilità, come lo sentono i miei colleghi che sono lì, cioè che comunque si occupavano dei lavori di sperimentazione, dei temi bioetici di realtà come tutte le strutture sanitarie della provincia di Cuneo e quelle di Asti. Spariranno.
con chi si confronterà il collega che vuol capire come può fare una sperimentazione, uno studio osservazionale? Cioè, prenderà un appuntamento a Torino, verrà ricevuto quando e con che modalità? Cioè, questa domanda. Io credo che questa evoluzione che ha la caratteristica di aver accentrato non solo in una nazione, non solo in una regione, non solo in una nazione, ma in Europa, in perché Europa. Ci sarà un giudizio unico europeo per certe. Sì. E sia fortemente critico, e creerà una condizione per cui un gruppo di tecnici decide che quel protocollo è ok e lo fa passare, e gli altri sì o no. Però questo impoverirà moltissimo la ricerca o spingerà la ricerca in campi clandestini dal punto di vista di valutazione bioetica, perché questo è un altro, lo diciamo qui ai nostri telespettatori, augurandoci comunque di poter sensibilizzare l'opinione pubblica, perché in questo senso non siamo riusciti in questi ultimi 3-4 anni a far sentire ragioni. Avviene così. Le decisioni sono state prese a livello europeo e a livello nazionale centrale da poche persone. Va bene. Grazie. Io vorrei ringraziarvi tantissimo a nome dei telespettatori per la pazienza, il fatto di esservi disturbati due volte per essere qui con noi. Vi ringrazio proprio perché avete messo in luce quello che io speravo. Cioè la problematicità, la difficoltà, ma anche l'entusiasmo che voi portate in queste vostre posizioni. Mi auguro di avervi presto con noi e di nuovo mi auguro che questo discorso della bioetica non inaridisca e si rinnovi in un discorso come facciamo, signore, quello pastorale, che è un pastorale interessante, è un pastorale di chi protegge, aiuta, si accorge e magari previene anche qualcosa che ci può accompagnare in maniera più serena e magari con molta saggezza, che vuol dire anche molto buon senso. Grazie ancora a tutti voi, grazie al telespettatore di averci seguito, alla prossima puntata, vi aspetto. Grazie ancora, buona serata. Grazie, buona serata.